Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Come potete vedere, ho di nuovo la tiara perché riesco a portarla, che penso che presumo che sia storta perché ho i capelli legati, però l'ho messa perché ho detto ci tengo a metterla. Il collo va leggermente meglio, anche se ho questo bellissimo sciarpa che mi tiene un caldo. Se vedete che la luce è migliorata perché c'è un faro puntato in faccia. È un abat-jour praticamente che si attacca a un affare. Poi ve la farò vedere un giorno in un video magari. E momentaneamente sto usando questa, praticamente mi si sta abbagliando, però come potete vedere risulta molto più luminosa. Tutto il resto della stanza non c'è luce. Allora, è giunto il momento che tanto attendevate. Cosa mi ha regalato il mio ragazzo per il compleanno? Ha fatto vedere tutti i regali quest'anno che ho ricevuto video per video, perché ci tengo. So che magari saranno ripetitivi, pallosi, non lo so, ditemi voi. Però ci tenevo a ringraziare ognuno dei miei amici. Il mio ragazzo, eccetera, eccetera, per i regali che mi hanno fatto. Ovviamente ho omesso le persone che mi hanno regalato soldi. Però poi uscì un video molto carino che l'ho fatto tipo fotocollage. Non so se uscirà prima o dopo questo. Vi faccio vedere cosa ho fatto per il mio compleanno, perché ho fatto diverse cene per non fare, appunto, come si dice, aggregazione, massa di persone. Ecco, perché rispetto le regole, meno io. Allora, questo qua è il bigliettino che mi ha fatto. Ah, una cosa ci tengo a precisare prima di farvi vedere cosa mi ha regalato. Allora, per molte persone mi hanno, cioè molte persone, alcune persone che non farò nomi mi hanno detto: ah, ma non, tuo ragazzo non ti ha regalato niente per il compleanno. A parte il fatto che anche se mi avesse regalato qualcosa, cosa che ha fatto, e io non volessi dirvelo, sarebbero fatti i miei. Seconda cosa, non trovo giusto che alcuni hanno giudicato il mio ragazzo perché si è comprato la Switch, si è comprato il telefonino nuovo, perché io l'ho detto anche in diversi gruppi o video, e hanno presunto che lui avesse miliardi. Allora, sono stati tutti dei regali. La Switch gli è stata regalata, il telefono idem, quindi non è lui che li ha comprati, perché lui monetariamente non aveva mai potuto farlo. Deve ringraziare che ha dei parenti molto generosi, a differenza dei miei. Andiamo avanti. No, ma alcuni parenti miei sono comunque generosi, tutto, un'altra parte no. Comunque, allora, cosa mi ha regalato? È una cosa che molti penseranno: Sara, che cosa è stupida? Non è stupida, è bellissima. Perché è da tanto tempo che desideravo questa cosa qua. Anche perché noi poi a breve faremo 2 anni insieme, il 17 giugno. Quindi, a breve, insomma, breve, però faremo 2 anni insieme. Quindi, magari penso che faremo un regalo più grande là. Non so nemmeno io cosa regalarli. Aiutatemi sotto nei commenti. Comunque, allora. Prima di tutto mi ha fatto un bigliettino che, ragazzi, è stupendo. Praticamente sono i due Stitch. Con scritto, vabbè, I love you, ovviamente. Che vedete a specchio. È tutto un romanzo che ovviamente non vi leggerò. Che è tutto un romanzo. Perché gli ho scritto: voglio che un giorno mi scrivi perché tu mi ami. E lui me l'ha scritto veramente. In tanti, tante righe. No, per bigliettino fantastico. Poi ho fatto anche una dedica su questo qua, ragazza, sorella, se guardi il video, questo è il libro che volevo, te l'ho chiesto per 3 mesi, ti sei presa tutta la saga di Harry Potter, non mi hai preso questo. Queste qua, praticamente, come potete vedere, sono le fiabe del Bedelbardo, sono praticamente le fiabe che vengono menzionate in Harry Potter. Io questo libro ce l'ho in ebook, però io sono all'antica, voglio il libro tra le mani, lo voglio sfogliare, lo voglio toccare, lo voglio sottolineare. E poi tanto mi ha fatto una dedica un po' strana, però l'ha fatta. Qua, che c'è scritto: dal tuo ragazzo un po' stronzo con un faccino strano, il mio cuore batte per te e per questo ho bisogno di te. Ho fatto quella rima. Ti amo, amore bandoso. Beh, noi siamo dei panda, riusciamo a fare quello. Io ci tengo tantissimo, esempio di J.K. Rowling, perché ne ho un altro che mi ha regalato il mio ragazzo, che è quello delle ricette di Harry Potter, però non è quello ufficiale, perché a me piace cucinare. Ho la tiara che sta sospesa sotto il nulla, ma va bene lo stesso. Comunque ci tenevo tantissimo perché c'è una fiaba che conoscerete tutti. Tanto qua ci sono dei rumori di tutti i tipi. Allora, nell'indice vi faccio, dovrebbe essere pagina 105. Ecco, infatti c'è pagina 105, già me la ricordo a memoria. A questo qua ci ho avuto tanto tempo prima che tornasse su Amazon, perché non si trovava. Poi i negozi erano ancora chiusi, non me l'ha cercato, quindi è andato addirittura siccome in un negozio non c'era. È la storia dei tre fratelli, ragazzi. Cioè, non l'ho preso solo per questo, però mi piaceva. È la storia che legge Hermione nel film di Harry Potter, che poi secondo me la leggerò in ASMR. È bellissimo. E poi tutte le altre me le leggerò perché non l'ho mai letta. E poi c'è anche i commenti di Silente,
faccia di J.K. Rowling, che prima te la vedo. Piano piano mi comprerò anche tutti quelli di Harry Potter, perché io li adoro. Cioè, il mio ragazzo tutte le volte mi sta regalando solo libri. Ma però ci... Guardate che è da piccolino. Mi piace tantissimo perché... La versione, quella originale, aveva solo il ceppo, però ci ho detto che va bene anche questa edizione, non sono molto pignola, poi è rossa. Sono rossa, sono red, quindi va bene. Grazie tanto, amore. Grazie. Mi piace veramente tanto. All'inizio pensavo che non mi piacesse, poi mi ha mandato solo il tronco per darmi un indizio, l'avevo già capito io, perché il ceppo era proprio il logo del libro. Comunque, grazie, amore. Mi piace tantissimo. Io ne ho tantissimo, vi farò vedere di nuovo la mia collezione di Harry Potter. Devo aggiornarla perché il mio ragazzo ogni volta mi regala cose di Harry Potter. Niente, questo è il regalo appunto che ho ricevuto. Poi ci farò magari come copertina. Facciamo un momento copertina. Magari se riesco ci metto anche il bigliettino in qualche modo. So che ho solo. Devo schiacciare il pulsante. Mi metto solo il libro, faccio così. Con la tiara. Voilà, momento copertina. Dietro poi fa pazzo, c'hai cioè i due fratelli, guardate che figo. Sei tuoni della morte con la morte. È fighissimo. Poi magari ci farò un video ASMR dove vi leggo le fiabe. Anche se sono un po' dislessico, sono dislessico, non un po'. Sono dislessico, quindi dovrò studiarmi prima la storia. Magari quella dei tre fratelli sarebbe quella più facile da leggere. Però comunque si può già fare così sopra il libro. Ormai ho l'ASMR nel cervello, ragazzi. Io vi saluto, spero che... Ditemi cosa ne pensate di questo regalo. E niente, ci vediamo nel prossimo video. Grazie ancora, amore. Sotto questo libro è stato preso sempre dalla mia lista Amazon. Questo caso il mio ragazzo l'ha preso a parte perché io l'ho tolto dalla lista Amazon perché ce l'avevo in ebook e non appariva mai più. Però era nella mia lista sempre di desideri Amazon. Che trovate sempre sotto in descrizione se non mi dimentico di metterla. Vi auguro a tutti una buona giornata. Una buona serata in base a quando guardate il video. E ci si vede in un prossimo video.